Eccoci tornati in diretta nella finestra di Aria Pulita dedicata alla commercialista. Allora è tornato a trovarci con immenso piacere il dottor Franco Mocchi, bentornato. Grazie, buongiorno. Che ci sta aiutando tantissimo a cercare di capire come muoverci con le nuove tassazioni. Per cui oggi parleremo in diretta e soprattutto cercheremo di rispondere alle vostre tante domande, ai vostri dubbi, allo 02 45 70 23 12. Il numero è sempre questo per chiamarci in diretta, però partiamo perché il dottor Mocchi è di spirito, nonostante le tasse, ha detto iniziamo con una notizia positiva. Allora sentiamola subito. Sì, la settimana scorsa mi ha chiesto se c'era qualcosa di buono. E allora è riuscito sono andato a cercare. Beh, bravo, devo dire che è stato... Ho trovato una buona notizia che magari molti sanno già, però comunque la famosa detrazione del 55 per 1000 per la riqualificazione energetica degli edifici è garantita fino al 2014. Chiaramente c'è poi, purtroppo, quando c'è una buona notizia, qualche piccola cosa, qualche piccolo nero ci deve essere. Il piccolo nero è che dal 2014, poi dopo dal 2015, non è più il 55 ma è 36. Bene, beh, però partiamo insomma con quella diciamo piccola nota positiva. Poi c'è un'altra cosa, non saranno detraibili solo i lavori in favore del risparmio energetico perché il governo ha confermato il bonus fiscale del 25% per gli edifici messi in sicurezza. Cioè, se la casa ristrutturata verrà comprata entro 6 mesi dalla fine dei lavori, un quarto del suo costo può essere risparmiato dalle tasse. Partiamo subito con le telefonate, pronto? Con chi pronto, buongiorno. Buongiorno a te. Sai che io ho fatto i conti della serva appena era uscita la nuova IMU. Vai. E volevo sapere se effettivamente i conti che ho fatto sono giusti. Io ho fatto due conti con una rendita catastale di 500 euro e con una rendita di 1000 e ho trovato che sulla rendita di 500 euro si va a pagare qualcosa in meno rispetto alla vecchia ICI, col 4 per 1000 di coso, perché se diventa 6 allora diventa molto più pesante. E con 1000 euro di rendita catastale si paga un filino di più. Volevo dirgli se anche lei ha fatto queste proiezioni e se me le conferma, perché 500 euro diventano 800, diviso 10 e moltiplicato per 4 meno i 200 euro, vale a dire 800 diventano 80 per 4 320 meno le 200 si andrebbe a pagare sui 120 euro al contrario di prima che si pagava sui 140. Allora proviamo a capire intanto che cosa succede. Ciao Mario, grazie con questa IMU. Prima di tutto mi interessa sapere se i conti che ha fatto li ha fatti per la prima casa, abitazione principale, oppure per una abitazione normale. Perché se i conteggi... Poi ho sentito che ha parlato di aliquota 0,4, quindi penso che fosse abitazione principale. I valori sono talmente vari, talmente legati ai parametri, per cui è un po' difficile. In linea di massima potremmo dire che se la rendita fosse intorno ai 400 o 500 euro, con l'aliquota dello 0,4 in realtà pagherebbe circa 80 euro adesso, con abitazione principale con la detrazione di 200. Chiaramente con la rendita a 1000 però l'aliquota al 4% gli viene a costare un po' di più, perché viene a costare sui 470 euro al 4 per 1000, e addirittura 800 se applicheranno lo 0,6. Io so che il mio comune da Pavia parla di applicare una aliquota intorno allo 0,53, quindi diciamo già andiamo già in alto. Buongiorno. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo fare per gentilezza una domanda a quel signore. Sì. Io ho un rudel laggiù in Sicilia, no? Che me l'ha lasciato mio papà. Adesso io non vado più perché sono seduto su una sedia a rotelle. Mio marito è morto. Ma devo pagare l'ICI per forza io di questo rudel? Ok, va bene signora, buongiorno. Purtroppo sì, perché la manovra Monti assoggetta all'IMU anche i fabbricati rurali. Quindi tutti i fabbricati che prima erano esenti sono assoggettati all'IMU e quindi anche lei dovrà poi anche provvedere all'accatastamento al catasto fabbricati.
Senta, che differenza c'è dalla vecchia ICI con questa IMU? Allora, ci sono differenze e analogie. Le differenze sono, i moltiplicatori, perché chiaramente il moltiplicatore 100 era diventato 160 e anche tanti altri. Poi c'è l'aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria chiaramente è molto più alta, anche se vi sono alcuni casi in cui poi il comune può ridurre. Io direi una cosa importante che differenzia l'ICI dalla vecchia l'IMU dalla vecchia ICI è questo fatto, è che l'IRPEF e l'addizionale regionale e l'addizionale comunale sulla prima casa e sulle seconde case, cioè sulle case sfitte, sono assorbite completamente dall'IMU, quindi non si pagherà più l'ICI sulla l'IMU, scusatemi, sto facendo confusione perché sono tante complicate le cose. Allora, non si pagherà più l'IRPEF sulla casa di abitazione e sulle case sfitte. Sembrerebbe una contraddizione, perché la casa sfitta di solito è la seconda casa. Però l'IMU, questo aumento di aliquota dell'IMU, assorbe anche queste aliquote, queste aliquote dell'IRPEF che c'erano in precedenza. Tante domande, prego, buongiorno. Buongiorno. Io ho una casetta in Calabria. I residenti pagano il 4 per 1000. Io, perché non sono residente, vanno a pagare il 7. È giusto? Secondo quello che ha detto, che dice la legge, sì. Che poi, se vogliamo fare un discorso di giustizia, di perequazione, quello è un discorso molto personale. Comunque la legge dice di sì. Va bene, buongiorno. Oh, grazie, buongiorno. Stavo leggendo un'inchiesta su Il Giorno di Oggi, dove si parla di questo spauracchio dell'IMU, e questo articolo riporta come in realtà non sarà una stangata, perché ci sarà un prelievo ridotto sulle prime case. Sì. E la possibilità di modificare le aliquote da parte dei comuni. Allora, sì. Dobbiamo preoccuparci o meno? È solo uno spauracchio? Ma adesso si scrivono tante cose. Dipende da come la pensano i comuni. Perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende da dove ciascuno di noi ha la propria residenza, dove ha le proprie case, se ci sono case. Perché se il comune mi applica l'aliquota base nella prima casa, va bene. Se il comune applica lo 0,6, non va bene. Se il comune applica lo 0,2 va benissimo, perché molte prime case con lo 0,2 rischiano di... È facoltà del comune, da quanto lei è facoltà del comune, e qui dovremmo entrare un po' nel discorso di cosa fanno i comuni, perché i comuni sarebbero tentati di alzare la prima casa, cioè, questo è un parere personale, perché l'aliquota su tutte le altre case dello 0,76, però al comune entra solo il 50%, perché il resto va allo Stato. Quindi tendenzialmente il comune avrà, quindi sulle altre case allo 0,38, se applica l'aliquota di base, invece sulla prima casa allo 0,40. Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Sono Elisabetta, dalla provincia di Torino. Buongiorno. Volevo un'informazione. Siccome dobbiamo fare dei lavori... Pronto? Sì, devi fare dei lavori. Siccome dobbiamo fare dei lavori per la richiesta del certificato energetico in condominio, volevo sapere se avremo la detrazione del 55% e se si può includere anche la somma dello studio del tecnico che ci farà avere questo certificato. Se i lavori sono inerenti il risparmio energetico, sì. Sì. Allora sì, risposta affermativa. Buongiorno. Grazie molte, buongiorno. Prima di salutarci in questo spazio, utilissimo come siamo anche dalle telefonate e quindi all'esigenza di avere maggiori informazioni da parte dei cittadini, proprio da domani scatterà quindi attenzione ai pagamenti in contanti con cifre superiori ai 1000 euro. Sì, esatto. Allora, ha detto giusto, pagamenti, non prelevamenti, perché qualcuno ha interpretato che quando io voglio prelevare in banca non posso prelevare più di 1000 euro. In realtà non è vero, perché la legge dice chiaramente
che sono vietati i pagamenti in contanti superiori ai 1.000 euro, pagamenti chiaramente documentati. È chiaro che superiore a 1.000 euro vuol dire che fino a 999,99 si possono fare. L'altra cosa invece, quello che è fondamentale, è se io vado in banca a chiedere dei fondi, la banca è tenuta a darmeli, anche se chiedo somme che arrivano a 10.000 euro, perché tanto parte la segnalazione e quindi la segnalazione bancaria va già in automatico all'Agenzia delle Entrate. Poi è un problema mio come spenderò i soldi. Quindi posso andare a prelevare, però parte sopra i 1.000 euro, ma parte la segnalazione bancaria? Tutto, ormai parte tutto, perché la banca non è obbligata a segnalare questo importo, però ormai l'anagrafe tributaria riceve dalle banche i dettagli di tutti i nostri conti correnti. Io ringrazio il dottor Mocchi per essere stato con noi nella finestra di Aria Pulita, ci rivediamo spero prestissimo e con voi ci rivediamo sicuramente alle ore 12 con Aria Pulita. Dopo allora.